Ma che cazzo fai? Che cazzo fai? Cazzo fai, a coglioni? Ma che cazzo fai? Hai testa di cazzo? Che cazzo fai? Riportacci! Eccoci qua, una nuova puntata di Scuola di Botte. Se litighiamo con un automobilista, noi stiamo attraversando sulle strisce, come capita spesso a Roma, e l'automobilista, in questo caso, l'ammetto il criminale, non ha frenato e quasi ci metteva sotto. Allora che ha fatto? Hai visto? È sceso dalla macchina tutto incazzato. Noi a quel punto che facciamo? Potremmo scegliere se colpirlo subito e mandarlo a terra oppure negoziare. Io vi consiglio di fare la mini negoziazione con Carletta il criminale. Tipo, mi scusi, non l'ho fatta apposta, ma sinceramente lei non ha frenato sulle strisce. Che ci dice il nostro amico Carletta il criminale a questo punto? Allora, ci dà del cretino perché ci siamo fermati sulle strisce, perché abbiamo attraversato le strisce. A quel punto, noi che cosa possiamo fare nei confronti di questo energumeno che ci ha comunque fatto il sopruso e c'ha la macchina? Allora, la prima cosa che possiamo fare, avendolo frontalmente, è far finta di non essere minacciato e dire vabbè, oh, scusami, non l'ho fatta apposta. A sto punto il nostro non l'ho fatta apposta si tramuta in una gomitata, come avevo insegnato nella prima lezione, cioè gomitata sotto la gola. Ok, allora abbiamo colpito il nostro amico Carletto il criminale alla gola con una gomitata e si è piegato. A questo punto ci abbiamo l'alternativa di dargli una ginocchiata sulla fronte. Oppure a questo punto lo prendiamo da dietro, vedete, presa singola così, e a questo punto lo sbattiamo per terra. Ok, invece adesso possiamo vedere sempre se lui è sceso dalla macchina e ci ha messo e ci vuole comunque mettere mani addosso. Non dobbiamo essere troppo minacciosi, per esempio lui viene e me fa. La stronzo! Vedete, stronzo. Mi spinto. No. Però che errore fa praticamente? Stronzo. Che a questo punto lui mette il braccio avanti. Il braccio è per noi una leva fondamentale per gestirlo, vedete? E piegare il gomito, ok? A questo punto, nel momento in cui teniamo il polso girato, il gomito, dobbiamo colpirlo. Allora io utilizzo il marciapiede per fare un salto abbastanza elevato per colpirlo, vedete? L'ho colpito praticamente sui reni e lui è rimasto bloccato a terra. A questo punto lui non ce la fa rialzarsi. Potremmo o scappare o dargli il colpo di grazia. Allora prendo la rincorsa e lo colpisco. E a questo punto, ragazzi, me ne vado perché si sta rialzando. Allora, amici, supponiamo che l'automobilista scorretto, dopo che quasi mi metteva sotto sulle strisce, si sia fermato e mi stia a dare dello stronzo, praticamente. Perché, e non scende dalla macchina perché si sente forte in macchina. Poi, come l'attacchereste, automobilista? Se tiene il braccio fuori, ragazzi, non lo colpite in faccia. Perché è sbagliato, perché se siete capaci, prendereste, vedete, la macchina. Prendereste il poggiatesta, capito? Invece se c'è il braccio fuori è fatta, vi spiego perché, guardate. Adesso inquadriamo bene il punto, diciamo, di incontro del braccio del nostro amico Carletto il criminale. Facciamo una cosa, senza essere minacciosi, scusa ma però tu sulle strisce quasi mi piavi. Ok, blocchiamo qui la spalla con la mano e con l'altra ci appropriamo del braccio, vedete? Guardate, da dentro alla macchina lui è praticamente fatto, non c'ha più forza, lo deve tenerlo con una mano sola praticamente. A questo punto il braccio è girato all'inverso, qui potremmo far perno e dai il colpo così per rompere il braccio, o ancora meglio a questo punto colpiamo, ce lo teniamo a vista, guardate, pugni, vedete, cazzotti dietro la schiena, calci alla macchina, vedete. Poi qui c'è lo specchietto, a questo punto gli tirate la capoccia contro lo specchietto. Allora, il nostro amico automobilista, dopo che ci ha fatto il torto sulle strisce, non è sceso manco dalla macchina, manco stavolta, però stavolta ha commesso un grosso errore, non si è levato manco la cintura di sicurezza. Allora noi andiamo lì sempre in maniera tranquilla a dirgli, oh, ma che cazzo hai fatto, no? Oh, ma mi stai a mettere sotto sulle strisce? Vabbè, ma che devo guardare, sulle strisce uno si ferma. E a sto punto voi tirate la cintura di sicurezza e lo tirate qua. Se volete, va peggio, gli tirate la testa e lo strozzate con la cintura di sicurezza. Ok? Adesso lui non si può muovere perché io uso la leva della cintura di sicurezza, sto pure bloccato e lo corpisco. Posso usare pure il ginocchio perché è bello basso, vedete? A sto punto. Poi, a sto punto, utilizzo pure il braccio incastrato con la cintura di sicurezza, faccio leva e io lo spezzo in su.
Se non è d'accordo, cazzotto. Allora amici, altra scena sempre per spiegarvi: se in caso questo sta per scendere e voi ci avete paura, non dovete temerlo troppo. Perché? Perché lui comunque dovrà aprire lo sportello. Vi spiego, voi vi avvicinate, quando vedete che a sto punto non è più cosa e sta scendendo, apre lo sportello il nostro amico, ci mettiamo davanti allo sportello, guardate, e lui invece scende, che fa? Guardate, allunga la mano che scende, io che faccio? Gli aiuto il braccio nello sportello, a sto punto è bloccato, lo spingo con due mani, no? So, fa pure forza, vedo già rosso il braccio, a sto punto che faccio? Salto e spingo con il suo sportello tutto il corpo e gli trancio il braccio, oppure mentre lo tengo lo colpisco, va sotto, oppure io l'altro braccio e glielo giro così, gli rompo questo mentre tengo quello, e questo vedete che poi non scende più dalla macchina perché abbiamo colpito e l'abbiamo ammazzato.